Vado. Io ti riprendo, Ok. Pure lui ti riprendo. Ricomincio. Ricomincio? Ricominci. Perché cosa non hai fatto? Non ho guardato attorno. Inizia a ragionare. Signore, mi sente? Signore? Qualificati. Sono un soccorritore, posso aiutare? Dice il suo nome? Chiama aiuto al 118, c'è una persona in arresto respiratorio. Continua Ale, allora aspetta Ale, fermo un attimo. Metti allora, dov'è la metà inferiore dello sterno? No, non tre mani però. Beh, fino alza, no? Normale, allora tutti. Ok, qua. Guarda un po', ti aiuta questa cosa. Vedi questo disco? Lì. Bene. Altra cosa, vi ho interrotto perché è necessario che vi interrompa. Di venire più avanti possibile. Qui, ok, vieni ancora più avanti. Una cosa, dovete tenere presente che questo cristiano ha le braccia, giusto? Quindi, vi ho messo, vi ho messo piegato il tappetino in maniera tale che state al di qua di questa riga, dovete stare, bene? Dopodiché, braccia dritte, più distese possibili, vai più avanti possibile, bravissimo, e devi spingere da qui, ok? Due, più veloce, tre, quattro, più veloce, sette, bravo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ricordati che tra una ventilazione e l'altra devi lasciare il naso aperto. Ok? Quindi lascio tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ora, senza farlo sfinire al buon Alessandro, cosa non ha fatto Alessandro? Non l'hai chiesto. Se tu non lo chiedi, non te lo lo tengono stretto, dici no. Ovviamente se tu non chiedi a quello che vuoi essere aiuto di portarti il defibrillatore, magari lui non lo sa e quindi di conseguenza non te lo porta. Ok, però diciamo che invece gli ho detto io, quindi è arrivato il defibrillatore. È arrivato il defibrillatore e fai? Lui inizia a parlare. Per muovere la posizione quadrata del coperchio dell'AE. Non posizionarlo sul cavezzo, ma separare completamente un elettrodo bianco dalla pellicola di plastica blu. Separare completamente un elettrodo bianco dalla pellicola di plastica blu. Okay. Non toccare il paziente. Analisi via io, via tu, via tutti. E io via voi, via tutti. Fai vedere che non lo tocchi nemmeno tu. Consigliato. Ok, ascolta quello che dice lui, io intanto parlo per fare un po' di casino. Guarda in alto. Bravo, e ricominci. Bene, piegato in avanti. Un voce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Shock consigliato, non toccare il paziente.
Antonio, che è successo? Mi devi mandare via. Ah, vada, se sei lontani per favore, via. Vai, ricominci. Metti bene le mani, il posto giusto. Un pochino più in basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Shock consigliato, non toccare il paziente. Premi il tasto lampeggiante rosso, shock erogato. 1, bravo Ale, basta, bravissimo. Ecco qui, abbiamo assistito a... Spieghiamolo a chi ha assistito a questo video. Ha una simulazione per quanto riguarda la rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore su un adulto. Ovviamente è Alessandro che ha la prima simulazione, quindi vedrete che magari alla fine riusciremo a avere un risultato migliore di quello che ha avuto fino adesso. Comunque per essere la prima è stato davvero molto bravo. Ecco, ricordiamo, e tu ti chiami? Massimiliano Falasca, con me ci sono i miei colleghi Danilo Melandri e Guglielmo Causarano, siamo degli istruttori di Salvamento Academy, facciamo questi corsi all'Oasi Park mensilmente, sia per quanto riguarda la rianimazione cardiopulmonare che per quanto riguarda le manovre antisoffocamento, e vi aspettiamo qui tutti i primi martedì del mese con una lezione gratuita per le manovre antisoffocamento, e per chi volesse ovviamente per un corso certificativo a pagamento, questo che dura 5 ore a cui si sottoporranno anche gli altri ragazzi nella giornata odierna, con date da stabilire, e potete chiedere informazioni alla SIMAR. Perfetto, io ti ringrazio e grazie a complimenti. Voi. Grazie, buona grazie. Giornata. Buona giornata, un saluto a tutti. Ti chiedo una cosa.